Ian Van Eyck è tra i fondatori della scuola dei primitivi fiamminghi, che adottò un approccio naturalistico alla pittura dimostrando grande realismo e cura nei dettagli. È ritenuto l'uomo che trasformò la semplice miscela di pigmenti e olio in pittura a olio. Quest'opera, il ritratto dei coniugi Arnolfini, è senz'altro il suo più grande capolavoro che condensa tutta la sua maestria. È un ritratto di Giovanni Niccolò Arnolfini e sua moglie, ma non è da intendere come un'istantanea del loro matrimonio. La moglie non è incinta come spesso si pensa, ma alzando il suo vestito ci mostra la gonna di colore diverso, come voleva la moda del tempo. Arnolfini era membro di una famiglia di commercianti di Lucca, che si trasferì a Bruges, nelle Fiandre, per affari. La coppia è rappresentata in un interno ben arredato, ricco di dettagli allusivi alla fedeltà e agli obblighi di una corretta vita matrimoniale, come il cagnolino e gli zoccoli. La firma alle loro spalle, scritta in latino ornato, si traduce come Ian Van Eyck è stato qui 1434. La somiglianza con i graffiti moderni è una caratteristica di Van Eyck, che firmò spesso in modo curioso altri suoi dipinti. Lo specchio convesso sulla parete in fondo riflette, oltre alla coppia di coniugi, altre due figure sulla soglia della stanza che si trovano nello stesso punto dove siamo noi a osservare l'opera. Uno di loro potrebbe essere il pittore che nella realizzazione dello specchio diede prova di grande bravura e maestria. Arnolfini alza la mano destra, forse come gesto di saluto o giuramento. Infatti, tutto il dipinto, ancora oggi oggetto di valutazioni, viene principalmente interpretato come l'impegno tra gli sposi prima di presentarsi al sacerdote. Si tratta di un rituale che avveniva a mani giunte alla presenza di testimoni e che aveva valenza giuridica come una sorta di fidanzamento formale. Visto così, si capirebbe il perché della precisione e del realismo nell'opera e dell'elaborata firma che renderebbero il dipinto un documento ufficiale. Van Eyck era molto interessato alla luce che è protagonista della tavola quanto i signori Arnolfini. La pittura a olio permise all'artista di rappresentare con grande realismo gli effetti della luce sui vari materiali. Il metallo del lampadario, di ottone lucente, le stoffe, il legno hanno un aspetto reale e convincente. Questo dipinto è senz'altro una delle grandi icone della nostra epoca. Nel 2004 il pittore colombiano Fernando Botero realizzò una versione dell'opera con il proprio stile inconfondibile, in cui sia i coniugi che il cagnolino sono rappresentati molto in carne. L'opera inoltre ha fatto parte della sigla d'apertura della serie TV Desperate Housewives e i coniugi Arnolfini fanno la loro apparizione anche nella Galleria delle Ombre del film V per Vendetta. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!